Non ci sono anche ristoranti italiani che fanno l'all you can eat? Ovviamente sì, e io ne ho scovato uno, mostrino. Cioè, io posso mangiare tutto quello che voglio con un prezzo fisso? Ah, Dite c'è che sia tutto. vero, per me no. Posto ragazzi grande, ci sono 300 posti a sedere grosso modo, ma è assolutamente obbligatorio, indispensabile prenotare almeno una o due settimane prima, se no vi lascio sotto il link per prenotare sul loro sito, voi scegliete le cose, poi vi arriva un messaggino su WhatsApp se abbiamo preso la prenotazione. Cambia il menù, può cambiare a seconda della disponibilità di carne o pesce o di materie prime, quindi vuol dire che la roba refresca ciò. Una cosa che ha detto il ragazzo, arriveranno comunque tutti quanti delle porzioni piccoline, assaggiti, perché ti dà la possibilità, eccolo! Come stavo dicendo, hanno tutti piccoli assaggini, in modo di maniera che così avete la possibilità di assaggiare comunque un po' di tutto. L'importante, ragazzi, una cosa, non fate dello spreco, sennò ve la fanno pagare. Le cozze, non sapevo vendere la roba? Grande, grazie. Fortuna che mi ha detto che le cozze ce n'è poca roba, eh. Qui, ragazzi, c'è un'altra balza, che non fanno solo lo weekend di pesce e carne come oggi, che è sabato a mezzogiorno, ma fanno anche fra settimana lo weekend di ciccia, e parliamo di fiorentine, non di svizzerine. Poi fanno anche lo you can eat di pizza e di cucina romagnola. Noi abbiamo scelto il sabato a mezzogiorno perché ci avevate chiesto anche i posti dove mangiare pesce, e qua direi che è una balza assoluta. E poi soprattutto perché noi abbiamo bisogno di venire a mezzogiorno per avere un po' di luce decente, perché gli altri you can eat li fanno alla sera. Una cosa molto vantaggiosa è che con questa formula non dovete aspettare troppo, perché ogni piatto arriva così, visto che mangiamo tutti quanti la stessa cosa, è tutto molto rapido. Come il ristorante cinese. Sento la necessità di andare in furia perché ho l'acquolina in bocca. Allora, qui abbiamo il nostro pesce spada che è così trasparente che si vede quasi anche le cose che sono sotto. Meraviglioso. Poi, ma guarda te, mi ricordo l'ultima volta l'ho mangiato giù in Sicilia. Se è fresco è veramente stupendo. Il pesce spada normalmente è un bel pescione, quindi il rischio è che sappia di pescione, e a me quell'effetto non piacciono. Questo si sente che è ben abbattuto, quell'odore di pescione non esiste. E poi ci hanno messo anche del ribes, tutto da Dio. È strafreschissimo e l'olio è buono, è un olio extravergine di oliva di qualità, si sente subito perché è quello saporito, non sono quegli oli che non sanno da niente. È buono anche l'olio, ragazzi. Qui c'è una bella insalatina di mare per rinfrescare un po' tutta la dinamica. Questa qui la gradirebbe molto la mia gattina, ma col cavolo è mio. Abbiamo il sedano, abbiamo le olive, abbiamo il peperone sottaceto. Non è troppo spinto il sapore dell'aceto, quindi mi piace molto di più così. Poi guarda, guarda quanti gamberi, qua c'è del polpo. Cioè, vedete quanto pesce. La qualità non me l'aspettavo così alta. Così alta. Bravo. Fino a meno che gli italiani, che comunque è competition. I romagnoli, ragazzi. I romagnoli, ragazzi. La giardiniera, ragazzi, che c'è nell'insalata di mare. Scusate, mi è arrivato una baracca di gente e si fa fatica. È agrodolce, è buonissima, non assolutamente acida, è buona come quella che abbiamo assaggiato su in Friuli a Tolmezzo. C'ho una salivazione a 3000 e il pesce è di un tenero da non credere. Come c'è la salivazione, boss? A manetta. Ma abbiamo anche il vitel tonné, che nella sua semplicità hanno sparato sto ribes sopra, ignoro il motivo. Il problema è che io vedo quella salsa lì e penso che non ho il pane. Bello stratenerissimo, fatto benissimo, saporito. La salsina un po' acidina come deve essere, sa di tonno ma senza esagerare. Ti fa partire quella goloseria, sta cosa, che ne mangeresti 10 piattini, francamente. E con le cozze facciamo il test del test, perché sapete che la cozza è fatta, cioè non è che ci sono condimenti, cose strane, aglio che copre, è la cozza. Si dice che nei mesi con la R non bisognerebbe mangiare le cozze, ma noi siamo ad aprile, guardate il colore che hanno, ok? Sono cicciose. Sanno di cozze.
bozza e non di bidoncino del mare, quindi già. E la sabbia? E la sabbia, boss? Non pervenuta totalmente, non c'è neanche un'idea di bisso. Cos'è il bisso, boss? Il bisso è quella roba tutta filamentosa che loro usano per aggrapparsi alla roccia e che se non sono pulite rimane qua e attaccato al frutto. Invece qua sono strapulite. Poi sono belle sugose, sono carnose, favorite, molto buone. Io parto con la mia lasagnetta, che questa qui è una lasagnetta alla romagnola. L'hanno fatto la pasta quella bianca perché il cuoco... Gialla, amore, gialla. Ah, ok. Ripeti con me com'è la pasta? La pasta è buona, è pasta bianca. E dai là. Cosa hai detto? È gialla la pasta. Gialla, gialla. Molto buona. Sono orfana di pane. Questi ragazzi sono gnocchetti di patate che fanno loro, ma si vede lontano un chilometro perché sono piccolini, tutti uno diverso dall'altro, con pesce spada e 'nduja. Anche le melanzane. Buoni assai! Che non c'è il ricordo del pesce spada, ma ci sono dei pezzettoni enormi. Pensavo... Oh. Che cos'è questo? La 'nduja! Ah, è piccante! Piccante. Lo devo sentire. Credevo che la 'nduja avrebbe coperto il sapore del pesce spada, perché la 'nduja spinge e il pesce spada invece è delicato. Oh, si sente tutto, si sente il sapore dello gnocchetto, del pesce, della melanzana e alla fine ti arriva il piccante della 'nduja, un piattino che è fantastico. E vi ricordo che loro vi danno tutti gli assaggini di quello che scegliete, ma voi potete riprendere lo stesso piatto tutte le volte che volete, basta che vi mangiate tutto. Ok? E siamo pronti per il secondo giro. Oh, comunque solo i romagnoli fanno concorrenza ai cinesi. Ai cinesi. No, abbiamo dei gruppi di cinesi che vengono a fare l'infinito. No? C'è una ragazza che sta qui tutta la settimana a fare spoglia. Mattarello sta creatura. Che... Qualcosa mattarello, cosa dipende dallo stesso da che cosa... una volta nei locali qui in Romagna, quando entravi in collina, la spoglia non la faceva il cucino, la faceva la donna del tavolo. No! Esatto. Eri un uomo contento. Allora boss, io una cosa, non ho capito che cos'è questo piatto qua. Le mazzancolle alla catalana, pesce spada alla puttanesca. Io apprezzo molto il fatto che i ragazzi in sala sono tutti ragazzi giovani. A me piace molto questa cosa perché i ragazzi giovani che lavorano mi pagano la mia pensione. Affondiamo? Affondati. Abbiamo le olive taggiasche nere già snocciolate, spero per i miei denti, ed è così meno male. Questo è un piatto caldo e a me il tonno piace un sacco, sia crudo che cotto. Qui ha fatto tutto il suo guazzetto, guardalo che bello. Bello caldo, tutto il suo guazzetto con il pomodoro e le olive, danno un tocco salato spiccato con tanta personalità, buono. C'è una valanga di cipollotto rosso affettato fine. Che era quello lì, boss? Cipollotto col basilico e l'aceto balsamico, la glassa. Me lo rifai a casa, boss. E poi sotto ci sono le mazzancolle alla catalana, cotte al vapore, quindi semplici semplici. Ah, è calda! Sono saporitissime di loro perché essendo cotte così ovviamente non ci sono condimenti sopra o orpelli. Spaziale. E come dice mio suocero Alves, visto che ci sei, sopri. Questi sono i gnocchettini con non mi ricordo cosa, con le melanzane sicuro, e voglio sentire, sono veramente piccanti. Meritano tantissimo, tra buoni. Poi si sente il piccantino, ti piace? Visto che abbiamo detto che non mangiamo niente e teniamo a riempirci, non vorrei che i ragazzi si offendessero, e allora mi sono fatto riportare una lasagnetta. Questa qui è di pesce. Pesce. Mi si è arrotolata la lingua, ma volevo dire di pesce. Che le hanno fatte, ha detto se le volete assaggiare visto che avete mangiato praticamente tutto. Visto che ci sei, Alves. C'è la besciamella? Ah beh, sicuramente, essendo una lasagna. Buonissimo, buonissimo. Sta diventando caldino qui dentro. Possiamo far notare quanto pesce c'è lì dentro, per cortesia. Cioè, vedi, guardate i pezzi di roba. Il cuoco mica sta lì a pilonare. No. Ce lo voleva
mica fare un frittino fatto al momento, non riscaldano niente, lo fanno al momento. E qua abbiamo delle new entry perché ci sono anche pepperoni. Mi diceva il cameriere che in realtà io l'ho chiesto piccolo perché, regà, ci siamo già scofanati anche la mamma del cuoco oggi, non potevamo prendere normale. Questo è un quarto della porzione normale che vi arriva del fritto. Questa è un quarto di quello che vi arriva della montagna. Abbiamo le melanzane, abbiamo sto pesce intero che non so che cosa ve lo so dire dopo, questi qui che cercano di fuggire ma non scapperanno. Naturalmente anche la frittura varia a seconda della disponibilità di pesce che hanno, logicamente. Buono. Ho abbandonato il coltello, ho preso due forchette così mangio meglio. Ci sono i calamaretti, ci sono. Basta, io tenterei a cedere le armi a questo punto, caffettino e poi facciamo la conclusione. Saluto ai ragazzi di Viaggiando in Cucina! Che poi se proprio insistete che dobbiamo fare la serata gli ukeni di ciccia, la faremo, cioè non è che sono disponibili. Abbiamo speso 50 euro, considerate a parte quello che abbiamo mangiato che è quasi una vergogna per un essere umano, ci sono anche il mezzo litro di vino bianco, l'acqua e il caffè che erano fuori dal menù. Io invece vi dovevo dire che i ragazzi di sala sono stragentilissimi, quando arrivate vi salutano tutti, sono svelti, gente organizzata, questo mi distrae, io dopo non so cosa vi devo dire. È un'esperienza da fare, mi raccomando il commento sotto che ci dite quale tipo di all you can eat di nuovo vogliate che veniamo a fare, e in descrizione vi lascio i giorni con le tipologie e i prezzi. Ciao ragazzi, al prossimo video. Master, lo schiocchettino se ne va.